l'antiquariato o comunque dove vendono anche vestiti, accessori e varia roba. Quindi andiamo a via Giovanni Fosci. Sei pronto? Let's go. Facciamo un pezzo a piedi perché oggi, essendoci la manifestazione, hanno deviato il tratto solito. Lì si cammina un pochetto sotto il sole cocente. A Milano fanno 35 gradi oggi, ma sembrano 38, direi. Siamo arrivati, non so se si sente la voce della gente che vende le cose. Un euro di sconto a chi ne compra un chilo! Non l'ho visto. Sbagliata. Su internet c'era scritto così. I don't know. Allora, l'altra volta io ero andata a questo mercatino che pensavo che fosse dell'antiquariato, ma si è scoperta alla fine che non lo era. Quello dell'antiquariato è questo qui vicino, cioè vicino praticamente ai Navigli, quindi ora ci andiamo perché devo assolutamente vederlo. Siamo emozionati per vedere il mercatino dell'antiquariato, sì o no? Ma siamo arrivati al Naviglio, ma io non vedo alcun mercato. Dentro a quanto pare. Vediamo. Ah! Domenica 25 giugno. Ah! Giorno sbagliato. Era ieri. Era ieri. La fanno l'ultima domenica di ogni mese a quanto pare. Quindi neanche questa volta si può vedere questo mercatino dell'antiquariato. Su internet c'era scritto tutt'altro, ma adesso cosa facciamo? Beh, ovviamente andiamo a mangiare. Siamo arrivati, stiamo da Testone. Super saporiti, molto buoni, però sono tantissime, non so se ce la farò a finire il piatto. Allora, era molto buono, solo che la quantità era non enorme di più e ho preso appunto gli strangozzi alla norcina, pasta fatta a mano, con l'acqua, e ho pagato in tutto 10 euro, quindi è super super economico, super buono, super consigliato qui a Milano. Però andateci con la pancia vuota perché sennò non ce la fate a finire il piatto.
Ah, mi stavo per dimenticare la mia votazione. Per me è un bel 8.5 su 10.